seconda edizione di We Nature e importante riconoscimento per Fiolenzola. Sì, We Nature intanto è stato un successo in questa seconda edizione, anche ampliata a 3 giorni con anche una base su Pesaro del venerdì, ed è stato veramente un vivere il parco come lo intendiamo, in maniera qualificata, sostenibile, consapevole rispetto all'ambiente, e che ha portato veramente tante persone da tutta Italia ad approfondire tutti i temi che un parco del genere può rilanciare. Detto questo, abbiamo pensato di fare coincidere anche un evento per noi molto importante come la consegna dell'attestato di Borgo Ospite dei Borghi più belli d'Italia, che è un riconoscimento che spetta, diciamo, a un comune sopra i 15.000 abitanti per ogni regione massimo, e quindi poterselo assegnare per le Marche è anche un onore e una responsabilità in un luogo, diciamo, la cui bellezza parla da sé, ma che, diciamo, si è saputo negli anni valorizzare anche qui in maniera sempre sostenibile. È un piacere avere con noi oggi i livelli nazionali e regionali dell'Organizzazione dei Borghi più belli d'Italia, che è una macchina molto importante che è di promozione a livello nazionale e internazionale. Amato Mercuri, presidente dei Borghi più belli d'Italia per le Marche. Sì. E quindi, dato che è un grande conoscitore delle Marche, che cosa ne pensa di Fiorenzuola, di Focara? Allora, innanzitutto Fiorenzuola ci fa balzare al primo posto della classifica tra le regioni con più borghi, quindi insieme all'Umbria arriviamo a 30. E poi è un posto straordinario, una vista magnifica, e penso che racchiuda proprio tutti gli archetipi del borgo marchigiano, quindi arroccato, sulla collina, a guardia del mare. Fiorello Primi, presidente dei borghi più belli d'Italia. Fiorello, quali sono i requisiti fondamentali, essenziali per far sì che poi un borgo diventa il più bello d'Italia? Diventa uno dei più belli d'Italia. Beh, intanto la nostra scheda di valutazione comprende ben 72 parametri, quindi l'elenco sarebbe troppo lungo, però è divisa in 4 blocchi fondamentalmente. Una che riguarda la bellezza estetica, naturalmente, essendo uno dei borghi della città, deve essere bello alla vista, quindi deve essere tenuto bene, le facciate curate, i monumenti, le strade, l'arredo urbano e quant'altro. Poi ci sono i servizi per i residenti. Quindi se ci sono negozi, attività, scuole, associazionismo, il medico di base, insomma, tutto quello che serve per vivere meglio possibile all'interno di un borgo, l'accessibilità, quindi tutta una serie di elementi che vanno valutati. Il terzo blocco sono i servizi per i turisti, quindi il sistema di accoglienza, di ospitalità, la segnaletica, la cartellonistica, il punto di informazione, che tipo di turismo viene implementato. C'è importante, ci abbiamo messo ultimamente anche gli incentivi per i giovani per andare ad abitare nel borgo, quindi il discorso degli affitti, il discorso del sostegno alle attività. L'ultimo blocco, che l'abbiamo aggiunto da qualche anno, è la tutela del paesaggio e dell'ambiente circostante il borgo. Quindi chiaramente è molto complicato essere ammessi all'interno dei borghi dell'Italia, perché sono una serie di parametri molto stringenti e che non tutti hanno, purtroppo.